Boker Tov a tutte, Shavuot Tov, Yom Tov. Allora, partiamo con il Tanya, capitolo 13. Allora, ieri che era il 18 del mese di Tevet, abbiamo letto e studiato la prima parte, e oggi si parte dalla seconda, però ovviamente non voglio, siccome suppongo che non tutte abbiano studiato e letto da sole ieri, è giusto? Allora vi spiego io la prima parte e poi ci avviamo direttamente sulla seconda, quella che riguarda la giornata di oggi. Allora, il Tanya nel capitolo 13 ci spiega, parte diciamo con la spiegazione dell'affermazione dei nostri saggi, più esattamente nel Talmud di Masechet Berachot, che il Benoni, l'uomo medio, tra virgolette, i Benoni vengono giudicati da entrambi gli Yetzarim, dal Yetzer Tov e Yetzer Hara. Yetzer Tov, come abbiamo spiegato altre volte, è diciamo, la natura o l'impulso buono o Ra negativo, ovviamente. Benvenuta anche a Simonetta. Hello. Simonetta da Trieste, Bruchaba, Shavuatov. Allora, sono partita dal capitolo 13 del Tanya, l'inizio. Allora, abbiamo detto che vi è l'affermazione dei nostri saggi che dice nel Talmud Masechet Brachot che dai Benonim, dunque no, c'è cioè il Tzadik, il Rasha e il Benonim, Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Rasha Vetovlo, Rasha Veralo e Benonim. Abbiamo ricordato nel primo perek che li stiamo analizzando nel profondo. Dal capitolo 12 siamo entrate nel Benoni. Ok, allora, nel Benoni abbiamo sia l'impulso verso il male che quello verso il bene, che da entrambi la persona viene, tra virgolette, giudicata. Adesso vediamo cosa intende. Allora, nel Teilim, e qui ritroviamo chi vuole controllare, Teilim 109, Passuk 31, egli sta alla destra del misero per salvarlo da coloro che giudicano la sua anima. Dunque, non notiamo il termine giudicano, dunque non dominano, Dio non voglia, perché quando l'anima malvagia domina, sia pur per breve tempo, in tali momenti, se vi ricordate, è considerato rascià. Vuol dire anche uno che dedica tutta la sua vita, il suo essere, i suoi pensieri, tutto per la Torah, però nell'istante nel quale trasgredisce o comunque commette un peccato, o comunque una debolezza, anche minima, anche leggerissima, in quel momento considerato rascià. Dunque, non è, come abbiamo detto, un dominio totale, piuttosto lo Yetzer Hara, l'impulso al male. Non è che un magistrato, un giudice, che esprime la propria opinione su una determinata legge. Dunque, non si tratta di una sentenza definitiva, che verrà poi eseguita, ma vi è un altro magistrato che contrabbatterà la sua opinione. È quindi necessario che cosa? Un arbitraggio fra i due. E sarà poi l'arbitro ad esprimere il giudizio definitivo. Analogamente, lo Yetzer Hara dice la sua, partendo, se vi ricordate, dalla parte sinistra del cuore, dalla quale risale verso il cervello, con lo scopo di essere poi soppesata e soppressa. Difatti, attenzione, viene subito contrastata dal secondo giudice, ossia dall'anima divina, che risiede lui a sua volta nel cervello, si estende fino alla parte sinistra del cuore, dimora, come abbiamo detto, degli impulsi negativi. Il verdetto finale, però, verrà emesso dall'arbitro. Chi è l'arbitro? HaKadosh Baruch Hu, Hashem, che viene in aiuto allo Yetzer Tov. Come riportato dai nostri saggi nel Talmud di Kiddushin stavolta, che senza l'aiuto di Hashem non si potrebbe mai far di fronte agli Yetzer Hara. Dunque, l'aiuto di Hashem a sua volta
proviene dal fulgore irradiato dalla luce di Hashem e illumina l'anima divina, giusto? Di modo che essa possa avere il sopravvento, la padronanza sulle follie dello stolto e degli Yetzer'ara. Non c'è niente. Follia, perché abbiamo anche spiegato che se uno commette uno sbaglio, ragazzi, C'era ci lo sono scheletro. addietro dei bimbi, forse Francesca. Sì, Francesca. Scusami, scusami, sono Garden arrivata. Company, salutami. Allora, riprendiamo. Dunque, di modo che l'anima divina possa avere il sopravvento e la padronanza sulle follie dello stolto, perché quando uno in realtà commette un errore o un peccato addirittura, non è che per follia, perché se ragionasse non potrebbe commetterlo. Dunque, allo stesso modo che la luce predomina il buio. Tuttavia, però, poiché il male, posto nella parte sinistra del cuore dell'uomo, del Benoni, ok? Conserva tutta la sua forza innata e desidera ardemente i piaceri mondani, dunque non è stato annullato, malgrado sia in minima parte, in confronto al bene, pertanto che Rasha assomiglia al Rasha, cioè come un Rasha, ma non veramente, nel momento del peccato. E qui il Balatania riporta un altro detto, che se guardate nel Tania, nella primo Perek, primo capitolo, terza riga, cosa riportava il Tania? Che anche se il mondo intero afferma che sei un tzaddik, ai tuoi occhi devi considerarti come se tu fossi un rasha. Dunque, non un rasha di fatto, ma come se tu fossi un rasha. Dunque, e la persona dunque si deve considerare Benoni e non credere a coloro che affermano che il male in esso, innato, è stato annientato, come nel caso dello Tzaddik. Piuttosto deve considerare che il male è essenzialmente e sostanzialmente nel pieno delle sue facoltà. Come se nessun aspetto del male sia mai cessato o allontanato. Piuttosto, col tempo, ha acquistato più forza, più vigore, dimostrando verso il male una notevole indulgenza nel mangiare, nel bere e in tutte le cose profane. Questo credo che fino, questo fino a ieri, un attimo. Ok, adesso questo è quello che abbiamo studiato, letto e studiato ieri. Partiamo dal Tania di oggi. Dunque, siamo a pagina 36, capitolo 13, dunque seconda colonna del capitolo 13, dall'alto siamo alla quarta riga. Ve'afni, ok? Buongiorno. Chi c'è il testo che segua sul testo, come sempre pronunci parola per parola, che c'è proprio questo inganno importantissimo di pronunciare parola per parola. E vediamolo, allora, vediamolo un attimo in italiano e poi in ebraico. Allora, nel caso in cui la persona pone ogni propria aspirazione nella Torah, che studia giorno e notte, senza secondi fini, attenzione, non è che la minima prova che il male è stato rimosso dalla sua sede. Vuol dire, uno può darsi corpo e anima da mattina a sera per Torah, per mitzvot, per lo studio, per attuare le mitzvot, ma questo non vuol dire, dunque, non è la prova che il male è stato rimosso nella sua essenza. Ve'afmish betorat Hashem chefzo ve'yegeh bo yomam v'layla lishma en zu hachaklal shenitcha hara mimkomo. Può sempre darsi che l'essenza e la sostanza e il dominio del male conservino tutto il loro vigore, ma che le vesti, ossia parola, pensiero, parola e azione, dell'anima animale appunto, non si impadroniscono del cervello, delle mani e di qualsiasi parte del corpo. Allora, e
אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו הוא בתוקפו ובגורתו במקומו, בחלל הזמני, רק שלבושם ושהם מחשבה, דיבור או מעשה של נפש הבני, אינן מתלבשים במוח והפה וידיו ושאר איברי הגוף. Tutto questo perché? E grazie a cosa? Grazie a cosa dunque è possibile che il male non si impadronisca della parte del bene? In quanto Hashem ha concesso alla propria mente di questa persona la supremazia sul cuore, rendendo tutto il corpo un veicolo per poter attuare i 613 precetti. Mipnei Hashem shenatan shlita u'memshala la'moach al halev, ולכן הנפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה איברי הגוף כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושה לבושיה, שיתלבשו בהם שהם מחשבה דיבור מעשה של תרי"ג מצוות התורה. Ciò nonostante, l'essenza e la sostanza stessa dell'anima divina non predomina sull'essenza e la sostanza stessa dell'anima animale, salvo nei momenti in cui il suo ardore per Hashem si manifesta nel cuore con la massima intensità, come in determinate occasioni, la preghiera e soprattutto lo Shema. Ava mahutta ve'atzmuta shel nefesh elokit en la shlita u'memshala al mahutta ve'atzmuta shel nefesh ha'ba'amid be'binuni ki im b'sha'a she'avat Hashem הוא בהתגלות ליבו בעתים מזומנים, כמו בשעת התפילה וכיוצא בה. Ma'anche allora, dunque anche nella tefila, si tratta solo di preponderanza e dominio, come scritto, ed una nazione dominerà l'altra. Apriamo velocissimamente il Chumash Bereshit, al capitolo 25, pasuk 23, del Chumash Bereshit che abbiamo appena concluso l'altro giorno, cioè ieri, l'altro giorno, cioè ieri. Dunque, 25-23, adesso vi do anche la pagina così la trovate facilmente. Allora, 101, per chi ha questo libro, 101. Allora, Miriam, hai il Chumash? No, io non ce l'ho. Ah, non ce l'hai, se no ti facevo leggere. Ok, no, allora, no. Tramite l'espirazione di Shem, allora, siamo a Parashat di Toldot, la sterilità e la successiva gravidanza di Rivka. Rivka rimane incinta e cosa succede? Che questa gravidanza è molto dolorosa e c'è un qualcosa che turba profondamente Rivka, perché quando si avvicina alla Yeshiva, all'Accademia di Studio di Shem ed Ever, allora sente come se il bimbo è attratto dalla Yeshiva. Quando invece passa davanti all'idolatria, di nuovo, dice, beh, insomma, oddio. Allora, si reca alla Yeshiva di Shem, da Shem, per consultare Hashem su quello che le sarebbe capitato. E 23, tramite l'ispirazione di Shem, Hashem le dice: nel tuo grembo ci sono i progenitori di due grandi nazioni e sin da dentro le tue viscere si distingueranno per diventare due regni di opposte inclinazioni. Un regno sarà a turno più forte in seguito al declino dell'altro regno e il figlio maggiore servirà il minore. Questo per quanto riguarda la nascita di Esav e Yaakov. Yaakov, che è l'emblema della Tzidkut, dello Tzaddik, dunque delle forze del bene, e Esav, come sappiamo, del contrario. E a quel proposito abbiamo detto ul om mil om ye ematz. Quando uno
nazione in ascesa, l'altra decade e viceversa. Questo è l'esempio, il passù che il Palatane ci riporta a proposito appunto della lotta continua tra l'anima divina e le forze del bene e le forze opposte. Quando l'anima divina acquista potere e influenza sull'anima animale, riflettendo, e questo succede quando? Quando è che l'anima divina può veramente acquistare questo potere, questa influenza sull'anima animale? Quando riflette sulla grandezza di Hashem e suscita in tal modo un intenso ed ardente amore verso Hashem. A quel punto la Sitra Achra, la parte opposta al bene, viene umiliata, ma non distrutta del tutto nel caso del Benoni. Ciò avviene difatti solo nello Tzadik, a proposito del quale è scritto che odia lo Tzadik. Riporta il Balatania il David Amelech. David Amelech, che a un certo punto della sua vita arriva a un livello veramente di tzidkut, dove dice velibbi halal bekirbi, e qui potete controllarlo nel Teilim 109-22, Kuftet Chavbet, dove David Amelech afferma che la mia anima, il mio cuore, libbi halal bekirbi, è vuoto dentro di me. In che senso? Cioè che l'odio e lo sprezzo verso il male è senza compromessi e totale. Dunque vuoto, cioè la parte che la maggior parte appunto degli esseri umani, dove il male preponderà, lì non c'è, c'è un vuoto, l'ha completamente annullato. Questo è il livello del Tzadik al quale poi David Amelech è arrivato. Ma allora fermiamoci qua un attimo, vediamolo sul testo. Allora siamo ripartiti da, ok, come abbiamo detto, solo in momenti propizi. Chi invece ha shavat Hashem ubit galut libo beetim mizumanim, come beshat atfilah ve'tzeba ve'ach gam zot, ecco, da qui riprendiamo, hapam eina rak shlita u'memshala levad k'tiv ul'om mil'om yematz, il pasuk che abbiamo visto sul testo a proposito di Yaakov e Esav, k'shezekam zenofe u'k'shezekam chule shenefesh alokim mit'ametzet u'mitgaberet ha'nefesh ha'bamit b'makor ha'gvurot she'i bina להתבונן בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, ולהוליד אהבה עזה לשם כריש פאש בחלל הימני שבליבו. ואז עד כפיה סיטרא אחרא שבחלל הזמני, אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני, אלא בצדיק, שנאמר בו, כמו דיצ'ה דוד המלך, וליבי חלל בקרבי, נלתהילים 109-22. הוא בועס ברע ושונו בתכלית השנאה והמיאוס, או שלא בתכלית השנאה כנזכרה. אבל בבינוני, אולטימה פרטה די אוג'י, מענה בינוני, דונקו, נון צדיק נורא שם הבינוני מדיו, אקום סוטו אפקטו דל סונו, דל כואלה צ'יסיפוס וליאר, אוביימנטה. אפונטור, קומה צ'יסיריס וליאר דקוסטו סונו, רציטנדו לו שמה. Ecco dunque, ragazze, la risposta alla misteriosa affermazione di Ravà nel primo Perek del Tanya, seconda riga. Cosa è scritto nel primo Perek, seconda riga? Che si considerava un Benoni, benché la sua bocca non cessasse mai dal pronunciare parole di Torah, di giorno e di notte, con l'appassionato ardore e aspirazione di un'anima che si protende verso Hashem, mossa da un amore sommo, come quello abbiamo detto pronunciato nel momento che, provato nel momento che si pronuncia lo Shema.
e si considera un Benoni, dunque malgrado la sua bocca non cessi mai dal pronunciare parole di Torah giorno e notte, e si considera un Benoni che prega incessantemente, come riportato dai nostri saggi. Cosa ci dicono i nostri saggi? Nel Massechet Berachot 21a, magari l'uomo potesse pregare tutto il giorno. Aval, e qui abbiamo concluso per oggi, va Benoni, Uderach Mashal, che Adam Sheyashen, dunque dal Benoni è come un uomo sotto effetto del sonno, Sheyachol Lachzor Veleor Mishnato, cioè il male in esso è sotto effetto. Sonnifero, veleior mishnato, kach, haraba benoni, uke yashen bechalal asmali, bishat kriyat shma v'tfilah. Dunque, quando il benoni è in estasi mentre pronuncia la tefillah e lo shema, il male è addormentato, come vi ho detto l'altra volta, sotto anestesia ancora più forte, nella parte sinistra. Vitfilasce libo, perché in quel momento, mentre prega, libo bo erbe avatashem. Ve'acharkach yecholiot choser veneo. Ve'lachen hayaravah machzik atzmo kebenoni. Ecco perché, come abbiamo detto, Ravah si considerava un benoni. Avdela psik umyami girsa. Uptorat tashem heftzo yomam valayla. Ve'chafetza ve'chashekah. ותשוקה ונפש שוקקה לשם באהבה רבה כבשעת קריאת שמע ותפילה. ודומה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. וכמאמר הז"ל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ובליסימו אנקה קווסטה. אדסו פוסמו קפירי קוממאי אל בינוני, צ'אי רבה, כאינצ'סנטמנטה, ארדנטמנטה. Studiava la Torah, pregava, pensava ad Hashem, pronunciava solo parole di Torah, si considerava malgrado tutto un Benoni. Perché il fatto di avere dominio sul male non è detto che il male sia annientato, come di fatto è dallo Tzaddik. Adesso passiamo al Chumash. Voilà, molto profondo. Io inizio sempre col Tania prima perché siamo. Più fresche siamo, ci possiamo più concentrare su Hasidut e Kabbalah, che richiede più concentrazione. Poi passiamo al Humash e poi alla lettura del Tehillim. Allora, Humash, ieri abbiamo fatto tutti Chazak, Chazak, Venit Chazek, abbiamo concluso il Humash di Bereshit e oggi ripartiamo con un nuovo Humash. Benvenuta alla mia Morà, Mora Bela Ganzburg, Bruchava. In questo istante stiamo cominciando Humash Shmot. Allora, Miriam, ti presento, ecco, Mora Bela è di origini russe anche lei, ma origini un po', no? Se non sbaglio, dico bene, Mora Bela è francese, ma di origini Ashkenaz. Sono nata in Francia, però i miei genitori provengono dalla Russia, giusto? Esatto, come Miriam, ecco, ti sei trovato una compagna di stesse origini. Hello. Allora, Parashat Shemot, ragazze, bellissimo, cominciamo a Chumash di Shemot, e mi raccomando, con ardore, interesse, piacere. Allora, prima chiamata abbiamo l'aumento numerico dei Bnei Israele in Egitto. Questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Jacob, ciascuno con la propria famiglia. Ok, allora adesso un attimo. Sì, volevo farvi vedere una cosa, ma devo trovarvi la pagina. Allora, andate però, fermo un secondo, andate a pagina 198. Vi ho detto allora, quando eravamo nella Parshat Vaigash, vi raccomando, ricordatevi di questo passuk. Dunque, pagina 198, passuk 8. Passuk 8, ci siete? Ok, Chaya Mushka, leggimi questo passuk. Questi sono i nomi dei figli di Israele che sono entrati in Egitto, Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe era Ruben. I figli di Ele Ruben. Shemot Yisrael Abaim Mitzrayima,
Yaakov uvanav, Bechor Yaakov Reuven. Cosa le abbiamo appena letto adesso? Ve'ele shmot bnei Israel abayim Mitzrayim, et Yaakov ish uveto ba'o. Dunque, vedete che vi ho detto, ritroveremo questo pasuk. E eccolo qua. Allora, cosa ci dice Rashi? Ve'ele shmot bnei Israel, afalpin shemna'an bechayehem, Bishbotam Chazar Umnaam Benitatam. Allora, Miriam, la new entry, ho spiegato più volte che quando il Rebbe aveva istituito lo studio di Chittan, dunque Chumash Teilim e Tania giornaliero, aveva precisato l'importanza, per chi ovviamente ha la possibilità e sa leggere in ebraico, di pronunciare parola per parola sia il Tania, sia il Teilim, che il Chumash e il Rashi. Dunque, io ad alta voce, voi a bassa voce, cercate di leggere con me. Dunque, cosa dice Rashi? Ecco i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto. Li aveva già contati durante la loro vita, con i loro nomi, come l'abbiamo visto. Chazar Umnam Benitatan. Di nuovo li riconta alla loro morte, perché adesso nel Chumash Shmot siamo nel periodo storico dove ormai tutti Yosef e tutti i suoi fratelli non sono più in vita, ma in vita ci sono solo i loro figli, nipoti, pronipoti e questo popolo che si è formato dalla famiglia di Jacob. Questo perché? Perché contarli quando erano in vita e ricontarli dopo? Le hodia chibatan shelim shelu le kohavim, shemotziam umachnesam benisparu vishmotam. Shenemar, hamotzi bemispar tzva'am, lechulam b'shem ikra. Allora, questo per esprimere, dice Rashi, l'amore e l'affetto che HaKadosh Baruch Hu Hashem, Dio, ha verso di noi. Lo vediamo anche, riporta l'esempio delle stelle, che come riportato in Ishayahu e nel Midrash Tanhuma, che ogni volta che mi fa rientrare e riuscire, li riconta. Allora, Miriam, mi hai detto che non è il Chumash di Mosè Levi? No. Com'è il tuo ebraico? Sai leggere bene in ebraico? Vuoi leggere? No. Va bene. No, allora, io sono a livello di leggere Teilim in ebraico. Sì. Ah, fantastico, bellissimo livello. Allora, riprendo da Chaya Mushka. Abbiamo in italiano, secondo la traduzione del Chumash di Mosè Levi, e poi io vi leggo in ebraico come facciamo di solito. Quando avrai anche il tuo, Miriam, ti vorrò sentire, Bezrat Hashem, sempre che ti faccia piacere. Ok, allora, vai Chaya Mushka, poi Rachel Chiara, e via dicendo. Ruben. Okay, Francesca, eccetera. Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issachar, Zebulun e Beniamino, Dan e Naftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti direttamente da Giacobbe ammontavano a 70 individui. In Egitto Giuseppe rimase integro come quando vi arrivò. Giuseppe. No, fermati qua che c'è Rashi. Allora, Ruven, Shimon, Levi, Giuda, Issachar, Zvulun, Beniamin, Dan, Naftali, Gad e Asher, vai con Nefesh, Yotze, Yerech, Yaakov, Shivim, Nefesh, ve Yosef, Hayab, Mitzrayim. Allora, in tutto abbiamo 70 persone, dunque i discendenti di Jacob ammontavano a 70 individui, e Yosef era in Egitto, letteralmente. Cosa ci vuole dire? Beh, ovvio che Yosef era in Egitto, e dove se no? Allora Rashi ci dice, ma Yosef ha Yabin, primo sappiamo benissimo che era in Egitto, e poi comunque lui è incluso nei 70 che abbiamo appena ricordato. Un mabalelandem, dunque cosa ci vuole insegnare qui la Torah? Vechilu ainu yudim, cioè a Benizraim, come se non sapessimo che lui era in Egitto. Ena, leodiachazit katoshe Yosef. E qui parliamo dello tzaddik, non del benoni, ragazze. Per mostrarci la sua tzidkut. Hu Yosef aroetzo naviv, hu Yosef shaya Benizraim, venasa melech veomed betzidkut. Lo stesso Yosef HaTzadik, che era pastore nella casa del padre, e come abbiamo spiegato altre volte, l'essere pastore
porta, come a tutti i fratelli di Yosef, a un'unione verso Hashem, verso l'infinito, verso la spiritualità, perché essere a contatto con la natura è un po' un tête-à-tête con questi spazi enormi e che ispirano, diciamo, no, la spiritualità, e è un conto. Trovarsi in piena terra d'Egitto, che era la terra più immorale e idolatra di quei tempi, è un altro paio di maniche, come si direbbe da noi. E qui vediamo che Yosef è rimasto allo stesso livello di tzidkut, di integrità e di spiritualità, lo stesso di come quando era pastore in casa del padre, così quando era, ricopriva poi la carica di vice faraone d'Egitto. Poteva avere tutte le donne del mondo che voleva, cibarsi di tutti i cibi prelibati, non kosher del mondo e via dicendo. E invece Yosef rimane legato, fedele a Hashem e alla sua Torah e ai suoi precetti. Ecco cosa ci insegna la Torah. Vai, 6 e 7, Chiara, Rachel, Chiara. Yosef morì e morirono anche tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fertili e molto prolifici, crebbero di numero e di vigore in modo straordinario e il paese fu pieno di loro. Ecco, qui abbiamo appunto questo aumento numerico impressionante della discendenza di Jacob. Allora, 6 e 7, Vayamot Yosef v'chol echa v'chol ador ahu uvne Israel, paru, guardate la mia mano, vayishretzu, vayirbu, vayatzmu, bimod meod, ok? Paru, vayishretzu, paru, vayishretzu, vayirbu, mi sono persa un secondo, vayishretzu, vayirbu, vayatzmu, bimod meod, ok? Dunque abbiamo sei termini per esprimere la prolificazione. Vai Shrezu, appunto Rashi cosa ci dice? Che davano alla luce sei figli in un solo grembo, dunque sei gemelli. E lo abbiamo trovato dedotto anche dal fatto che si usano sei termini per la prolificazione. 8. René. Poi ti fermi perché c'è Rashi. Allora si elevò sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Fermati qua. Allora, qui si parte con l'oppressione dei Bnei Israel sotto un nuovo faraone. Yosef, tutti i suoi fratelli, tutta la sua generazione viene a mancare. Entriamo in un'altra epoca, in un altro periodo storico, dove anche il faraone non è più lo stesso, dunque un nuovo faraone che sostiene di non aver conosciuto Yosef. E come? Ma grazie a Yosef il mondo intero è stato salvato dalla carestia, dunque dalla morte sicura, a cominciare dal paese d'Egitto, e questo non conosce Yosef. Voglio dire, se noi dopo millenni conosciamo i faraoni di millenni fa, figuriamoci dopo una generazione. E allora qui troviamo Rav e Shmuel, ok? Riportato dal Talmud di Masechet Sotah. Vayakum Melech Hadash, dunque abbiamo un nuovo re. Rav o Shmuel? Discussione fra Rav e Shmuel. Hadamar, uno afferma che Hadash Mamash. Ci si riferisce a un nuovo re, di fatto. E Hadamar Shenit Hachuk Zerutah. Secondo Shmuel è lo stesso faraone che però ha rinnovato i suoi decreti. Asher lo yada, dunque che riteneva di non aver o sosteneva di non conoscere Yosef, asa atzmo che il lo yada, ha fatto finta di non conoscerlo, perché ovviamente non poteva non conoscerlo. Dunque, nel senso che ha, io Yosef, e chi è?
quello che ha salvato tutto il popolo d'Egitto, perché se riconosceva Yosef non avrebbe potuto opprimere la sua famiglia e i suoi discendenti. Dunque, 9, vai ancora uno, René. Egli disse al suo popolo: vedete che il popolo di Israele è più numeroso e potente di noi. Ah, ah, ah. E qui abbiamo il metodo che poi l'abbiamo rivisto anche non così, non secoli fa, ma solo 70 anni fa, con la Shoah. Allora, sì, si parte, primo passo per convincere e attrarre a opprimere un popolo, bisogna cominciare a calunniarlo, diffamarlo e via dicendo. E con dei ragionamenti molto logici, come nel caso del faraone. Dice: guardate, popolo mio, cari egiziani, qui abbiamo un popolo che è diventato più numeroso e forte del nostro. Qui si rischia grosso. Allora, vediamo dunque nel Pasuk, Vayomer Hine Amni Israel, Rav Veatsum Mimen. Cosa dobbiamo fare? Orsù, operiamo con intelligenza nei suoi confronti, in modo che non diventi ancora più numeroso. E accada che, qualora ci sia una guerra, anch'esso si aggiunga ai nostri nemici, combatta contro di noi e il nostro popolo se ne vada dal paese. Ragazzi, cari egiziani, qui c'è una minaccia molto seria per il nostro popolo. Pasuk 10. Havalit hakmalo penirbe ve'aya ki tikrena milchama ve'nosaf gamu al son'enu ve'nilchalbanu ve'ala minaretz. Allora Rashi si sofferma sul termine havalit hakmalo. Nitchakma, quale parola trovate nel nitchakma? Chochma. Vedete? La parola chochma, intelligenza. Col hava, allora prima parte con hava, col hava lashon hachana vazmana ledavaru. Kluma, hazmino atzmechem lekach. Allora prima abbiamo hava, orsu, nel senso preparatevi a un qualcosa di importante. Poi nitchakmalo, si sofferma sul termine nitchakmalo, la'am. Nitchakma mala sotlo. Dunque, operiamo con intelligenza nei suoi confronti di come fargli fronte. Verabotenu datoshu, e secondo i nostri saggi, spiegano che nitchankem le moshianci di Israele la dunam bama. Shekvar nishva shelo yavim bambul la'olam. והם לא הבינו שעל כל העולם אינו מביא, אבל הוא מביא עלו מאחד בראשי השם. Cosa ci aggiunge qui Rashi? Dice, vediamo di elaborare un progetto geniale a proposito di colui che sarà il loro redentore. Cosa facciamo? Facciamo in modo che questo Redentore non possa nascere, esistere, e tramite che cosa? Tramite cosa lo combattiamo, lo annulliamo? Tramite l'acqua. E perché l'acqua? Perché Dio aveva già giurato che non avrebbe mai più portato un diluvio nel mondo. Dunque usiamo la stessa arma. Però quello che loro non hanno, avevano capito, come dice Rashi, che su tutto il mondo, sì, Dio non avrebbe riversato un diluvio appunto universale, ma su un solo paese sì. Ve a laminare, siccome sappiamo, adesso vedremo come nell'acqua, come sappiamo che poi Moshe Rabbeinu, vabbè, non vi faccio lo spoiler, lo studieremo a suo tempo nel dettaglio. Veraminarez al Corhen. Dunque, malgrado noi, questo popolo che abbiamo, salirà
sulla nostra terra, vuol dire contro di noi, vuol dire avrà il sopravvento su di noi. Vero boteno, da shukia tam shem kalele tzmo ve toler kile la tobe acherim. Ve regu kilu kata ve alinumina arez ve mirashua. In realtà saliremo nel senso dovremo fuggire dal nostro paese, ma non ha detto e fuggiremo noi, ma fuggirà. Ma se fugge lui, benissimo. Dice perché dice fuggirà e non fuggiremo? Perché la persona ha tendenza, forse anche giustamente, di quando deve esprimere, diciamo, una maledizione o qualcosa di negativo verso se stesso, lo mette sugli altri, quando in realtà intende su se stesso. 11. Francesca, se puoi leggere, se no abbiamo Simonetta, Rossella, non al Fumash. Ancora. Simonetta, ci sei? Sì. Allora, sì, il mio ovviamente che è leggermente diverso, ma il senso è quello. Va bene, vai, come quello di come quello mio. Pertanto nominarono su di esso dei funzionari tributari per opprimerlo con le loro imposizioni. Esso, Israele, costruì e trasformò in città deposito Pitom e Ramses. Per il faraone, fantastico, giusto? Allora, vayassimo alav saremissim lema'an annotto besiblotam vayven aremis kenot lefaro et pitom pet Ramses. Rashi alav alav missim lashon massarim shegovim ema mas. Dunque, degli esattori delle tasse, Uma uomas, in cosa consisteva la tassa? Scegnuare mischianotri parò, che costruiscono delle città deposito per il faraone. Le manano tope il siflotan, di modo da opprimerli, le siflotan c'è mitzraen, are mischianot che tanu muove chen lechbo e la sochenaze, gizbar menune la ozzarot, e pitome tramses, ce lo iure iot mitzilale, kach basom chazakot urzura la ozzar, perché originariamente queste città non avevano e non erano state costruite con lo scopo di città deposito, però appunto le hanno rafforzate perché possano appunto essere apte a questo scopo. 12, ripartiamo da Chaya Mushka. Ma quanto più gli egiziani si sforzavano di opprimerlo, tanto più i figli di Israele aumentavano e si rafforzavano. Gli egiziani giunsero a provare avversione per la propria vita a causa dei figli di Israele. V'chasher ya'anu otto ken irbe v'chen ifrotz v'yafutzu mipnei ben Israele. Qui abbiamo la forza immensa che Hashem ha proferito al popolo ebraico, che più ci opprimono, parliamo anche sempre ricordiamo la Shoah perché è la più fresca tra virgolette oppressione, diciamo, che abbiamo, ma come tutte le altre oppressioni, l'inquisizione spagnola, i pogrom, visto che abbiamo delle russe fra noi e via dicendo, dunque non ci siamo mai lasciati distruggere, opprimere, e soprattutto non moralmente. Basta guardare Eretz Israele oggi, a proposito di oggi, paese numero uno al mondo di vaccinazioni, ecco, proprio per entrare nell'attualità, cioè per non parlare della tecnologia, dell'high-tech e di tutto il resto, non ci siamo mai lasciati abbattere moralmente, fisicamente, ci siamo sempre ripresi e alla grande dopo ogni oppressione. E qui vediamo che veniamo oppressi, ma e più ci opprimevano, appunto, e più noi ci aumentavamo, ci rafforzavamo. Allora, 12. V'chasharia notte, che nel bebe, che nel frazzo, come appena letto, vai a puzzo, mi prende le sre. Rashi ve kasher yanuto bechol ma shein notnim lev leano ken lev HaKadosh Baruch Hu learbot ulefritz. Risposta a quello che abbiamo detto. Ma da dove attingiamo questa forza quasi inumana, appunto?
di dall'abisso risorgere con più forza, più tenacia, grazie a Kadosh Baruch Hu. È la risposta di Hashem a coloro che ci opprimono. Voi li opprimete e io do loro ancora più forza. Voi dite di modo che non si prolifica e io a Kadosh Baruch Hu, Dio, dico che si prolifichi. Ken irbe. Vayakutsu katsu bechayan, ma potel darshu che kotsima yubenehem. Dunque, secondo i nostri rabbanim, questo termine vayakutsu è come kotsim, come queste spine, erano come delle spine nei loro occhi. Cioè non se li potevano vedere, come si direbbe oggi nell'espressione italiana. 13. Vai, Rachel. Gli egiziani asservirono i figli di Israele con attività astenuanti. Estenuanti. Allora, vediamo cos'è questo pare, questa Vodat Parek famosa egiziana. Vayavidu mitzrayim et bnei Israel befarech, befarech bavoda kasha amefarechet et haguf umeshaberto. Dunque si parla di un'attività estenuante che distrugge il corpo totalmente, cioè qualcosa di veramente tremendo. 14 e 15, continua Rachel e poi sentiamo Ordi. Essi amareggiarono la loro vita con lavori gravosi di malta e mattoni e con ogni genere di attività agricola. Tutti i lavori nei quali si adoperavano erano imposti con estenuante durezza. Il re d'Egitto parlò alle levatrici ebree. Il nome di una era Sifra, Yocheved, e il nome della seconda era Pua, Miriam. Grazie, fantastico. Adesso vediamolo dentro in ebraico. Dunque, 14-15. Vayemararu et chayem, bavoda kasha, bechomer, uvilvenim, ufchol avoda basate, et kol avodatam asher avdu ben befare. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. רשי למילדות, alle levatrici, ולשון מולידות, מילדות dal termine מולידות, che fanno nascere. E יש לשון קל ויש לשון כבד, כמו שובר ומשבר, דובר ומדבר, כך מוליד ומיילד. Entra nella fase grammaticale. שפרה. A chi si riferisce? Chi è questa Shifra? Zo Yocheved, la mamma di Moshe Rabbeinu, di Aaron e di Miriam. E perché viene chiamata Shifra e non Yocheved col suo nome? Al Shem Shem Meshapere Tetavra, Shifra Meshapere, perché abbelliva il nascituro. Pua, il neonato. Pua, Zu Miriam. Chi è Pua? La seconda levatrice? Miriam, sorella di Moshe, figlia di Yocheved. Al Shem Shepoa Medabere Veogala Vlad, chiedere Hanashim e Mefai Sotti no Kabofe. Perché Pua, dalla parola Pua, nel senso che Medabere parlava e tranquillizzava il neonato che piangeva. Pua le chance a K, Pua vuol dire anche dal termine di se a K, grido. Kmoka Yoleda Efke. Allora, René, 16 e io concludo 17. Allora, 16, dove siamo? Ecco. E disse loro, quando assisterete le donne ebree nel parto, osservate nel luogo dove si trova il neonato. Se è un maschio, lo ucciderete. Se è femmina, lasciatela in vita. Allora, poi Simonetta ti voglio sentire anche. Allora, egli disse, quando aiuterete le donne ebree a partorire, vedrete il neonato sul sedile di pietre dove partoriscono. Se è un maschio, come ci ha letto René, dovete provocarne la morte. Mentre se una femmina potrà vivere. Attenzione. 16.
Vayomer, beyaldechenet eivriot uriten ala uvnai, im benhuva mitenoto, vimbat ivachaya. Beyaldechen, כמו beolitchen. על האובניים, מושב האישה היולדת במקום אחר קוראו משבר, וכמו הוא עושה מלאכה לאובניים. מושב לימוניות יוצר חרס. דונקו, קוזה קווסטו, אובניים, אל איל סדידה די פייטרה, cioè dove le donne partorivano. In ben hu lo haya makpid el ala sari. Allora, perché lui ci teneva che solo i maschi fossero messi a morte? Shamrullo ad itztagminav sheatid leiva leb ben hamoshiyahu. Perché secondo i suoi astrologi sarebbe nato il colui che avrebbe salvato il popolo ebraico. Dunque, va, ecco perché, però non sapevano di quale famiglia e chi sarebbe stato, hanno messo a morte tutti. Poi il giorno in cui è nato, a un certo punto hanno saputo il giorno, qui quel giorno anche secondo Midrash tutti i maschi, perché non è, avevano il dubbio se fosse anche ebreo o meno, tutti i maschi sono stati messi a morte. Allora, Simonetta, me lo leggi nella tua versione, poi io nella mia, e concludiamo il Humash di oggi. Le levatrici, tuttavia, ebbero timore del Signore e non fecero come il re dell'Egitto aveva detto loro. Esse, al contrario, mantennero in vita i bambini. E li nutrirono. Grazie Simonetta. Allora, concludo l'ultimo passuk. Vatirena mi aldote ta Elohim, ve lo assuca sher libera la hemmelech mitzrayim, vatchayena et ha'eladim. Allora, cos'è questo termine e mantennero in vita i bimbi? Messacot la mano mason, appunto li nutrirono. Dunque provvede letteralmente, hanno provveduto dell'acqua e del cibo. Targum rishon ve kayama ve asheni ve kayemton. Le fisce lasciano ivrit le nekevot rabot vasu. Ve chotze ba meshameshet rishon pa alul shon pe alten. Che gon va tomar na ishvitzri rishon avarmo vayomru lischarim va tedaberna befichem. לשון דיברתם כמו ותדברו לסחרים, וכן ותחללנה אותי אל עמי. לשון עבר חיללתם, כמו ותחללו לסחרים. דונקו אינטרנטוטו, תוטו נא אנליזי גרמטיקלי. אלורה, אביאמו קונקלוזו פרוג'י, לפרימה פארטה, דל חומש שמות. חזק וברוך רגצה, אדסו, פינלמנטה פוטרימו כסיפרדים. סי, כמי סתה כדנדו כל כוזו? פרונטו? יד. No, no, scusa, ho sbagliato. Ah, ok, ciao, ciao. Hazak. Ciao Rossella da Firenze, Hazak a voi, bravissime tutte. Allora, a tutte pronte al capitolo 90. Poi 91 ce lo legge Miria. 92-93 lo rileggo io, 94 sentiamolo, visto che abbiamo delle Ashkenaziot fra noi, in Avara Ashkenazi, 94 se poi Morabela. Ok? Allora, io parto con 90. Tfilà le Moshe, Isha Elohim. Ovviamente vi ricordo ognuna di pronunciare parola per parola con me. Okay. E con le altre quando leggeranno le altre. Tfilà le Moshe, Isha Elohim. Adonai, ma'on ha'italanu bedor vador. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם עדיין. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, עלומינו למאור פניך. ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה, ורבם עמל ואבן, כי גזחיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך. למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שוב אדוני, עד מתי, והנחם על אבתך. סבאנו בבוקר חסדך,
ונרננה ונשמחה בכל ימים. שמחנו כמות איתנו, שנות ראינו רע, יראה לבדיך פועליך, והדרכה על בניהם, על בניהם. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Vai Miriam, siamo tutto orecchie, ti seguiamo. Yoshef Beseter Elion Bezalel Shaddai Itlonan, Omar Ladonai Machsi Umutsudati Eloai Eftach Bo, Kiu Yatzlecha Mipach Yakush Medever Avot, Beevrato Yasech Lach Vetachat Kenaf Kenafav, תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יעלוך, מכתף ישוב צהריים. ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, ממיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסיא, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, רע. ונגע לא יקרב בעוליך, כי מעליו יצווה לך. אם מלאכיו יצווה לך, רביסימה. כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי שחק וחשק. חשק. כי בי חשק. חשק, חשקה, דזידריו, מנגשתו פירולת נתניה. חשק ואפלטה. איזלסיה, שפו. נא, פיגורתי. כי בי חשק. זה מאוד דיפיצ'ילי, אה? ואפלטהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניהו עמו אנוכי וצרה אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסיבהו וראהו. אסגיהו ואראהו בישועתי. אסגיהו ואראהו בישועתי. Fantastica, Chazak Baruch Miriam, che piacere, bravissima. Ok, allora faccio Tzadik Bet e Tzadik Bime, spero che la Mora Bena mi sente per Tzadik Dalle. Mizmor Shir Le Yom HaShabbat. Chi me la sa cantare, non sa separar? Mizmor Shir Le Yom HaShabbat. Ma ci sono diverse melodie. כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול, להישמע דמה דעד, ואתה מרום לעולם אדוני, כי ידעו לך אדוני, כי דויבך יובדו, יתפתחו פועלי עוול, ותארם ירדתי, בלותי בשמן רענן, ותבטני, בשוריי, בקמים עליי, מרעים, תשמע נא אוזניי, צדיק תמר יפרח כארץ בלבנון יזגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, לשנים ורננים יהיו להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולה תבוא אדוני מלאך, גאות לבש, לבש אדוני עוז יתעזב, אף תיקון תבר בל תימות, נכון כסאך מאז מעולם אתה, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם, יישאו נערות דוח ים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני,
עדותיך נמנו מאוד, לבית חנה וקודש, אדוני לאורך ימים. Questo è venerdì sera, in tutti i tempi di Nossa Gerusalmi lo si canta così. Ora bene, ci sei? Passiamo alla Ashkenaz. Ci sono. Dal Sfarà passiamo alla Ashkenaz. In onore della New Entry Miriam. Questo è per te, Miriam. Ascolta la Avara Ashkenazit. Sadik Dalet? Sadik Dalet, sì. Sadik Dalet povra. Sadik povra. El ne come sa di noi, el ne come se fia. In nostri scivit horas, hosher gemul al geim. Ad mossa i rishoim ad noi, ad mossa i rishoim yaloizu. Yabiu i dabru osok, is amru kol pe al oven. Amcho ad noi i daku, vinachalos hoi anu. Almona ve geir yaharoigu, visemim yaratsichu, vayomru lo yirayo, vile yovin el hoyanki. Binu bearim v'om v'chsidu mosai taskilu, hanoita oizden halei yishma, im yoitzer ayin halei yabit, ha yoitzer geim halei yachiyach, ha melamed odam doas, adino yoideya machshavis odam geim ahovel, ashre hagever asher tiyasenu yo, umiteroschos lamdenu, lehashkit levi meiro adi korel rosh shochas, ki lehitish adinoi ame v'nachalosem leyazim, ki ad tzedek yoshuv mishpot v'acharov kol ish leib, מי יקום לי עם מרעים? מי יישא צבלים פעל אובן? לולה נוי זרוס ולי כמעט שוח לדומו. אם אמרתי מוטו רגלי, אז אחר לא יתעדני. מורבלה, דומה נפשי. לולה נוי זרוס ולי כמעט שוח לדומו נפשי. אם אמרתי מוטו רגלי, חז לכל נוי יסודני. ורואי שר אפי בקירבי, תנחומך או ישן שו נפשי. היחוב לכל כיסי הווס יצר אומו על החויק. יוגוידו על נפש צדיק ודום נוקי ירשיו. והי עדינוי לי למסגו ולהי לצור מחסי, ויושב עליהם אס אינם וברוסם יצמיסים, ויצמיסים עדינוי להינו. מורבלה, גרציה, כי מרביליה. Adesso l'abbiamo sentita l'Ashkenaz doc. Continuo, adesso normale, né Ashkenaz né Sfarad ma classico. A parte che in realtà potremmo sì cantarla. Le funera nena la donai, naria le zuri sceinu, ne cadde ma panavetto da bismiro naria lo, chi è il gadola donai, un melech gadola al col Elohim, asher ve adomech kere arez, ve toa fotarim lo, asher lo hayam ve uasau, ve abeshet yadav yatsaru, bo nishtacha ve vinichra, ivrecha lifne adonai osenu, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פועלי, 40 שנה עקוד בדור, ואומרם תועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר משפטי באבתי, אם יבואון אין מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מולן מאוד, נוראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים מרידים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ומנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלאך, אף תיקון תבל ותימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיבה, קיבה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Alla fine abbiamo fatto cantata anche questa. Ok, allora ragazzi, abbiamo concluso il chitat di oggi.